Ovviamente questa situazione che si è venuta a creare a noi ci dà enormi difficoltà, no? Tecniche di come gestire una sala. Abbiamo un meccanismo che è un percorso obbligatorio, addirittura una prenotazione obbligatoria, l'impossibilità di muoversi dalla sala una volta che sei entrato in sala, se non accompagnato per andare a fare qualunque cosa, a bere un bicchiere d'acqua, andare al bagno. Il distanziamento che è di più di un metro, quindi diciamo salta due poltrone per come è costruito adesso. Quindi una sala di 160 persone come questa può diventare un esercizio per 40 spettatori e basta. Non solo, 40 spettatori che non passano da una proiezione all'altra, perché intanto bisogna sanificare tra una proiezione e l'altra, e questo non permette nessun tipo di contatto tra le persone, che è esattamente esattamente quello per cui non è nato il cinema. Noi auspichiamo questa ripartenza di poter andare a recuperare il pubblico che in questi mesi di forzata chiusura si è ovviamente venuto a mancare. Abbiamo perdite intorno a 30 milioni di spettatori per questi 4 mesi di chiusura forzata, un fatturato perso di circa 200 milioni soltanto di box office, che sale a oltre 300 con l'indotto. E nel momento in cui ripartiamo a settembre o anche già dal mese di agosto con titoli blockbuster importanti, avremo praticamente delle sale dimezzate laddove non dovessero cambiare le misure. Questo impatterà sicuramente fino al ritorno alla normalità, e quindi si prevede di perdere ancora nelle prospettive, insomma, numeriche superiori alle due cifre percentuali. Sicuramente la fruizione su piattaforma è stato un aiuto anche per chi è rimasto chiuso in casa in questo periodo. Le piattaforme si sono moltiplicate, anche già previste e pianificate, e quindi l'offerta è aumentata, ma l'esperienza al cinema rimane unica. Riteniamo quindi che chi frequentasse il cinema, siccome trova un certo tipo di prodotto e sa cosa si vive al cinema, continuerà, tornerà e avrà voglia di venire al cinema.